Benissimo, cari fans, amici, noi stiamo continuando. Adesso siamo in un'altra ansa del fiume Lanza, affluente dell'Olona, e continuiamo la nostra camminata nella valle dell'Anza, valle del fiume Olona, tra Malnate e Varese. Minchia di caldo che fa poco più caldo. In questa seconda parte, allora andiamo presto, io vado più avanti. Non sarebbe normale se non lo fossi. Andiamo più avanti. Ci siamo quasi! Maurizio, buono! Ci siamo quasi! Cari amici, ecco, da Gennaro Gelmini e youtuber Mauri Video Attualità, continuiamo il nostro tragitto. Ormai ci siamo quasi. Siamo quasi alla miniera. Sì, sia di sopra sia di sotto. Andiamo su pure di sopra. Di sotto c'è il fiume. Di sopra. Ma vedi, anche con i sassi io evito sempre. Ecco la grotta! La fantastica grotta di Galena! Dai, dai! È fantastica! Illuminata a giorno! Io mi metto qua, metto la videocamera qua, metto la videocamera qua. Sì, ma intanto riprendo, faccio le riprese. Dai tu Gennaro, vai tu là davanti. Ragazzi, fantastico! Vieni Maurizio! Fantastico! Siamo alla miniera di Galena. Si traeva praticamente il materiale per i tetti delle case. Si traeva il materiale per i tetti delle case. È la miniera di Galena, quindi. La miniera è tutta tagliata a strati, fantastica, e siamo già arrivati in questa seconda parte di video ed è qualcosa di spettacolare. Qua io direi che non c'è nulla di simile da nessuna parte. Io non mi ricordo qualcosa di simile, Maurizio. Qua è incredibile. Prima c'era tanto caldo. Qui un freddo, sì. Perché qui è proprio il regno dell'incontrastato delle miniere, ed è una miniera dentro, all'interno, è qualcosa di unico, qualcosa di incredibilmente unico. Non c'è una miniera così, una miniera unica scavata ai bordi della luce, proprio io direi così, ai bordi della luce. Una miniera illuminata. Illuminata a giorno, non abbiamo bisogno neanche delle torce. Niente di nulla. Aspettate che scendo giù qua. Niente di nulla. E siamo nei posti più incredibili. Guardate di là.
metto la telecamera qui e cerco di riprendere in ogni dove. Cari amici, io scendo piano perché sono su scivola. Wow, è fantastico, siamo nella miniera di Galena. Per fare i tetti delle case, una volta non si usava il cotto e fare sopra il tetto, si usava la galena, che è un minerale, si metteva sopra come fanno in Val d'Aosta. È fantastico, un luogo incredibile. Io vi dico, non potevate immaginare, vi avremmo portato in un luogo così. Sì, sì, è fantastico Maurizio, stavo mettendo anche la videocamera in là. Io adesso volevo anche riprendere in su. Ma qua è troppa la luce e non si nota bene. Noi andiamo in là. Ma qua è fantastico, una miniera di galena, siamo all'interno, siamo sopra un'intera montagna è sopra di noi e noi siamo giù in mezzo alla miniera. E la cosa incredibile è perché è pomeriggio, la miniera è aperta verso ovest e quindi è in piena luce. Abbiamo la piena luce del sole e l'apertura verso ovest, ma siamo sotto un'intera montagna, qui nella Valle Lona, Valle Lanza, okay. Tra Malnate e Varese. Maurizio, allora cosa ne pensi? Ho acceso la luce di questa videocamera qui, però non certo. Qui cosa c'è? Fantastico, ma Maurizio, ma è un posto che sembra di un film. Beh, oddio, sì. Sembra un luogo di un film. Io quasi quasi metto la videocamera là. E mi riprendo da là. Maurizio, facciamo la ripresa di là. Ho beccato la videocamera. Qui c'è il fiume. Ho salutato. Ho cacciato la videocamera dall'altra parte. Eccomi. Eccomi, amici. Puoi scendere giù di là, amici. Ho piazzato la videocamera dall'altra parte del lago sotterraneo. Della miniera. È un posto veramente di un altro mondo. Noi potremmo fare un film qua dentro. Maurizio, stiamo facendo un video, però noi ci possiamo fare un film perché sembra veramente un altro mondo. Valletti chiusi nella miniera da un'immagine diversa. Poi i colori di questa miniera da un'immagine completamente surreale, voi qualcosa di incredibile. Guardate, qui c'è l'acqua. Oh. Aspetta. Attenzione che... è acqua di montagna. Qua dovrei prendere... Poi qui si sta bene, poi faceva caldo, poi invece... che roba, che miniera. Ma pensa che io adesso purtroppo un abbigliamento e che diciamo che ho le scarpe non da, come vedete, da ballo, però non me la sono sentita di mettere i scarponi perché erano troppo pesanti, però su queste cose qui bisogna pensarci, perché io pensavo, infatti questa qui è una miniera bella, si vede. Sì, ma è stupenda. Fai un po' di video a tutta la miniera. Io torno di là. Amici, adesso torno subito alla videocamera per continuare
l'esperienza della miniera, sono finito dentro il lago. Ve lo faccio vedere bene il lago, adesso vengo il lago. Tanto l'acqua qui. La miniera che c'è qui, e qui c'è il fiume che c'è sotto, qui è anche allagata. Là c'è la cosa del Gemini, la macchina del Gemini, lì la fotocamera io la metto in evidenza. Ecco, niente. Gennaro! Sì, fantastica esperienza! Una cosa sublime, guardate il taglio di queste rocce! È incredibile! Allora, eccoci! Eccomi qua, ragazzi! Eccomi, Maurizio è di là, guardate in che situazione di paesaggio bellissimo, fantastico, unico, è qualcosa che non si può misurare, è fantastico qua, io mi sono messo a correre dall'altra parte di qua, dove ci sono dei massi, delle rocce, e adesso io quasi quasi di là vedo che hanno perlustrato l'area e quindi ci sarebbe ancora da poter vedere e avremo il tempo. Maurizio, delle riprese fantastiche, fantastiche. Vogliamo riprendere l'un l'altro. Ok. Nella miniera siamo a posto. Sì. Allora mi riprendi un po'. Sì. Benissimo. Okay. Aspetta che chiudo. Qua siamo in controluce. Ok, dammi. Ma se no ci riprendiamo. No, io ho già ripreso abbastanza perché. Comunque, fantastico luogo. Qua ci sono varie aperture. Lì. Poi la roccia si apre in due e prende tutta questa parte, qualcosa di spettacolare a dir poco. Io quasi quasi scavaccherei giù di là. Benissimo. Andrei dalla parte. Sì, ho visto delle persone poi di là. Grazie a tutti i miei fan, io scavacco. Qua è troppo bello. Vogliamo anche salutare da qua? Sì. Aspetta, allora. Metto un attimo qua, facciamo, aspetta, salutiamo anche qua, benissimo amici, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, video attualità, siamo in mezzo alla miniera di Galena, ma è un panorama che ci dà tanto all'anima, perché è bellissimo, e poi il lavoro dei nostri nonni, prima dei cotti che mettevano sopra, mettevano la galena sopra i tetti, ancora in Val d'Aosta, in certe valli della Val d'Aosta, c'è ancora che si usa la galena, che è questo minerale, sopra i tetti, bellissimo. Dobbiamo, attenzione. È volato giù il cellulare. Di là poi ci sono delle persone, però possiamo scavalcare. Una foto qui per me. Qua è fantastico. La luce comunque c'è, ma guardate le rocce. Guardate le rocce scavate, scolpite, proprio per prendere il materiale mano a mano. È qualcosa di unico. Io posso dire proprio qualcosa di unico. Una roccia scavata a strati. Vedete, qualcuno è pure venuto lì, fa le foto. Sì, benissimo. Solo una, ti faccio, sì, sì. Intanto piaccio qua. Ti faccio qualche foto, dai. Sì. Riesci? Sì, sì, sulla rocchiera. Metto qua, fantastico! Sento che c'è l'acqua dietro. Ok. Fantastico! Poi vuoi da qualche altra parte? No, va bene così. Comunque, fantastico!
fantastico. Guardate come la luce rispecchia dentro il lago interno. Andiamo pure di là, oltrepassiamo le persone. Oltrepassiamo le persone e andiamo di là. Non c'è neanche bisogno di scavalcare l'acqua, Maurizio. Si va di qua, a fianco. A fianco riusciamo. E dobbiamo solo salire qua sopra. Può essere che magari mi sporcherò un po' i pantaloni, ma fa niente. Ne è valsa la pena, perché è una cosa unica al mondo. Io pure. Ah, scusatemi. Sì, ma passiamo più in là, dai. Scusate solo un istante, passiamo più in là. Addirittura c'è già un set di fotografico, quindi è molto bello tutto qua. Ma è fantastico questo posto, ma è incredibile. Possiamo passare di là, Maurizio? Sì, sì, di qua. Oh, porco Giuda. Aspetta che sto riprendendo te, va? Ah, sì. Siamo sempre nella miniera di Galena. Adesso continueremo il nostro percorso. Bene, continuiamo. Guardate tutti gli strati di roccia. Altra roccia qua. E sì, ma tanto io non riprendo. Ci sono un po' di persone, ma non le riprendiamo. Aspetta che se mettete i cambi io esco. Prima devo prendermi lo zaino. Sì, sì, scusi che... Qua stanno facendo delle foto e noi comunque continuiamo il nostro giro. Bellissimo giro, bellissimo giro in mezzo alla miniera che continuiamo a perlustrare. Come vedete, cari amici, ci sono varie aperture della miniera, perché la miniera era appunto sotto il monte, ma bisognava spaccare a strati per prendere la galena che serviva per i tetti delle case. Fino a tanti anni fa, fino al secolo scorso, ancora oggi in Val d'Aosta, si spacca la pietra a strati per i tetti delle case, e non con i tetti fatti di cotto, ma con le lastre di galena, che perché poi è un materiale che dura nel tempo. Si spacca a strati finissimi, sottili, quindi è pesante, ma essendo molto sottile va benissimo per i tetti e non scivola tra l'altro giù. Ma infatti guardate che luogo, sembra di stare veramente chissà dove, e invece siamo in una miniera. Abbiamo ancora 7 minuti di registrazione, fantastica. Amici, dove è andato Maurizio? Lo sappiamo adesso. Andiamo a vedere Maurizio, è andato dietro lì. È incredibilmente grande la miniera. Tutta scavata
in maniera che al pomeriggio, guardate Maurizio lì, ed è come la miniera quanto è grande. La grandezza di noi uomini è la grandezza della miniera. Ed è incredibile. È troppo bello, Maurizio. È qualcosa di incredibile, una miniera enorme. Una miniera enorme, abbandonata, ma ha una bellezza unica al mondo. Io direi veramente unico al mondo. Stanno facendo anche delle riprese di fotografiche, quindi noi poi non abbiamo potuto dar fastidio, abbiamo ripreso senza riprendere gli attori. Vai a sapere, qui fanno tante belle iniziative, quindi è stato bello incontrare anche altri che fanno le foto, vengono in un posto così che si può dire un unico al mondo. Certo. Perché è una miniera incredibile. E oggi 11 settembre 2016, Gennaro Giannini e Mauri di Attualità, youtuber, siamo qua. Ok. Vuoi che ci riprendiamo a vicenda? No, direi che... magari sì. Oh, allora... aspetta. Beh, dai. Gennaro, dammi la tua camera qui. È fantastico, eh? Infatti, è fantastico, ma poi tra l'altro... Maurizio, bello, no? Molto bello, si sta meglio qua dentro che fuori, fa caldo, però niente, diciamo che non credevo di trovare, io mi immaginavo chissà che, ma bello, veramente, bello proprio. È un posto... veramente che ne vale la pena. Sì, infatti, ne vale la pena. Adesso cosa dobbiamo uscire? Al pomeriggio il bello è che la luce del sole entra all'interno della miniera e la illumina giorno. Infatti. Non abbiamo neanche bisogno delle torce e siamo sotto una montagna. Sì, siamo sotto una montagna, sotto in effetti montagna. Siamo sotto una montagna qua. Vedete qua, faccio un po' una poca panoramica. Ecco fatto, qui lì è tutto annacquato, lì sotto, è tutto annacquato lì, io ho messo i piedi dentro l'acqua, lì prima non me ne manco accorto, però comunque niente, meno male, ho le scarpe, ok, allora, troppo bello. Saluto i miei fans, mi Cari amici, noi siamo qua alla miniera, noi stiamo continuando questo bellissimo video e abbiamo trovato il bello, le cose incommensurabili, cioè l'attività estrattiva dei nostri nonni torna alla luce con questo video, troppo bello. Il mio video è il video di Maurizio. Ancora 2 minuti. Qua siamo nell'ingresso, stavo guardando qui. Adesso. Qua io ho 2:40, quindi faccio quel pochino. Guardate amici, un luogo di altri tempi, questa registrazione è servita a farvi vedere qualcosa di altri tempi, una miniera di galena, attività estrattiva per i tetti delle case, mettevano questo materiale scavato nella roccia a strati, perché proprio la galena si spaccava a strati, non era così terribilmente difficile da separare, si spacca a strati.
quindi non andava bene per i muri delle case, ma per i tetti sì. Quando poi si consolidava, non si muoveva, non si spostava, quindi non è che scendeva giù dal tetto, era architettato il tetto in maniera che tenesse molto bene. E bene, benissimo così. Maurizio, sto finendo il filmato. Allora, ok, salutiamo tutti gli altri amici. 11 settembre. Saluto. 11 settembre 2016. Gennaro Giolmini, youtuber Mauri di attualità. Siamo qui a Malnate, al fiume, vicino al fiume Lancia, affluente dell'Olona, Valle Olona, tra Malnate e Varese, in Italia, per farvi vedere queste bellezze, queste cose fantastiche. È un piacere. Sì, è una cosa molto bella, molto suggestiva, sono diciamo. Sì. Direi che dentro ne vale la pena di venire. Altro che qualcosa di nuovo. Ne è valsa proprio qualcosa assolutamente di nuovo. Infatti, ma che roba, lì va che lastrone che c'è. Sì, sì. Gli ultimi secondi faccio vedere tutto l'impianto. Sono diverse parti, una più bella dell'altra. Io cerco di avvicinare un po' e prendere meno la luce del sole in maniera di farvi vedere di più le parti della roccia. Fantastico.